Eccoci dunque insieme, abbiamo sentito le ultime notizie, purtroppo come già era nell'aria la tregua così sospirata e accolta con così tante speranze in Medio Oriente sembra essersi già infranta, tra l'altro seppellita in qualche modo la situazione anche da questo grande scoop dei colleghi del più grande giornale del mondo, il più prestigioso, il New York Times, che hanno scoperto che da un anno i servizi segreti di Israele sapevano delle intenzioni di Hamas. Ma noi, perché cominciamo comunque appunto dalle ultime notizie? Perché vogliamo subito salutare, ma anche stimolare su questo il nostro autorevole ospite. Affettuosamente ti salutiamo, caro Fra Ruggero. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, Fra Ruggero. Perché la tua autorevolezza nulla toglie anche al fatto che ci sentiamo in fraternità, soprattutto in questo periodo, decisamente. Sì, certamente. E siamo tutti a servizio del popolo di Dio, della Chiesa, ma soprattutto della pace. Dovremmo essere oggi più che mai tutti a servizio della pace. Tu sei un grande esperto, no? Infatti noi abbiamo scelto anche nel titolo, anziché tante diciamo, tue competenze che potevamo inserire, l'argomento per un nuovo linguaggio. Tu insegni teorie tecniche di comunicazione alla Facoltà Teologica Pugliese, il che significa che hai comunque degli studenti, come dire, formati naturalmente a costruire un mondo migliore. Però credo che puoi dirci anche per tutti noi, come costruire con le parole questo mondo diverso. La comunicazione è una parte fondamentale dell'essere umano e quindi è proprio attraverso la comunicazione che noi costruiamo relazioni. E queste relazioni possono essere tossiche, come si dice oggi, oppure possono essere relazioni costruttive, relazioni di amore, di fraternità e di pace. Scusa, E visto stanno. che hai detto l'aggettivo, hai usato tossico, che si usa molto per le relazioni in ambito uomo-donna, lo condividi questo uso? Facciamo bene ad operare questa parola? Beh, da entrambi i lati le relazioni possono essere tossiche e la cronaca di questi giorni ce lo dimostra. Però siamo tutti esseri umani, uomini e donne, tutti segnati dal peccato originale e tutti però Dio ci ha dotati anche di un cuore, di una razionalità. Quindi dobbiamo scegliere noi se far prevalere il peccato che è in noi oppure il bene. E questo si può fare appunto attraverso la comunicazione che crea relazioni pulite, sincere, di amore, di affetto, di tenerezza, di compassione. Quello che credo manchi oggi è proprio la compassione. E come dire, le tragedie che vediamo sono proprio il frutto di una mancanza di compassione, cioè entrare in sintonia con l'altro, sentire la sua sofferenza. Ecco, oggi non riusciamo più a sentire la sofferenza dell'altro. E questo è un difetto di comunicazione. Mi mantengo su un livello di discussione generale, Fra Ruggero. Oggi paradossalmente comunichiamo molto di più e abbiamo molta più possibilità di osservare le vite degli altri, quindi abbiamo molta più possibilità di provare empatia grazie ai social network. Però a volte fatalmente non riusciamo a colmare quell'ultimo passo verso gli altri. Sì, perché la dinamica perversa che c'è proprio nei social network è quella, cioè è un aspetto, però è perverso, ed è quello di generare piuttosto invidia. Come dire, molti pubblicano, no, ci tengono a pubblicare quasi per far vedere agli altri quello che loro vivono, eccetera. Pensando che, come dire, ottengono un piacere nel vedere che gli altri provano invidia, ma questo molte volte si ritorce contro chi pubblica. Quindi io direi,
possiamo essere sobri nella comunicazione, soprattutto nei social network. Cioè comunichiamo ciò che edifica l'altro, ciò che crea relazioni, non ciò che serve a generare appunto invidia, risentimento, eccetera. Caro Fra Ruggero, stavo pensando, visto che giustamente anche con Toni avete già approfondito un aspetto tipico del nostro tempo, che quindi è nato proprio con le nuove tecnologie, però di fatto nel mondo ancora chi crea un clima di pace o di guerra non sono ancora i singoli, ma soprattutto chi ha il potere, le grandi istituzioni, gli stati, eccetera. Secondo te stiamo andando comunque verso questo mondo in cui le emozioni comunque prevarranno, per cui le logiche distaccate delle grandi potenze si sgretoleranno? Cioè il populismo, per intenderci, guiderà sempre più anche i governi, cioè chi prende le grandi decisioni? Chi studia opinione pubblica sa che c'è una dinamica discendente e una dinamica ascendente, cioè l'opinione pubblica si forma sia dall'alto verso il basso, cioè sono le grandi istituzioni, i governi, i media che formano dall'alto l'opinione pubblica, ma c'è un'opinione pubblica che si forma anche dal basso. E lo abbiamo visto nella storia attraverso i movimenti pacifisti, soprattutto ciò che è successo negli anni 70, no? Quando c'era la guerra nel Vietnam, eccetera. Quindi queste due dinamiche ci sono, entrambe. Bisogna vedere quale prevale. Sembra che oggi stia prevalendo piuttosto quella dall'alto verso il basso, e cioè c'è una idea di fondo che prevale in tutti i media. I media non hanno il potere di condizionare direttamente l'opinione pubblica, ma hanno il potere di fissare l'agenda. Così si dice in termine tecnico. Ecco, che cosa spieghiamo significa? Bene. Significa che i media stabiliscono ciò di cui si può parlare, cioè mettono in campo degli argomenti per cui si parla per un certo periodo solo di quella cosa e non si parla di altro. Questo significa fissare l'agenda. Poi i media a un certo punto decidono che bisogna cambiare argomento, quindi si passa d'improvviso ad un altro argomento, abbandonando totalmente quello precedente. Questo fatto fa sì, per esempio, nei conflitti che oggi ci sono in varie parti del mondo, che si parli solo di un conflitto, per esempio, e non dei tanti altri che ci sono nel mondo. Che si parli piuttosto, non lo so, delle macchine elettriche e non si parli di, del carbone che ancora viene estratto in qualche parte dell'Africa. In Cina anche. Sì, per cui si fissano l'agenda. Allora, questo potere che i media hanno dovrebbe essere sfruttato per mettere sul tavolo argomenti che costruiscono la pace. E devo dire la verità, credo che nessuno mi possa smentire, attualmente solo i media cattolici pongono sul tavolo questioni un po' diverse da quelle del mainstream, cioè da quelle che pongono tutti gli altri giornali o televisioni. Però noi ci teniamo stretta questa diversità. Assolutamente sì, e ci crediamo davvero. Sì, sì, e questo credo sia un compito morale e sociale, ed evangelico anche, perché Gesù ha venuto un po' a parlare con un tono, con un accento diverso da quello che era il modo di parlare comune al suo tempo. Ecco, in conclusione, Fra Ruggero, come facciamo a costruire quotidianamente una cultura di pace attraverso la comunicazione? Sì, beh, Don Tonino ce l'ha insegnato e Papa Francesco ha ripreso questo concetto, parlando appunto di Don Tonino quando è venuto nel Salento a visitare la sua tomba. Ha detto: Don Tonino
agiva localmente per costruire la pace globalmente. Ecco, noi dobbiamo agire localmente, dovunque ci troviamo, ognuno può fare la sua parte. Possiamo mettere sul campo argomenti di pace che magari non vengono presi in considerazione dai grandi media, perché di fondo i media tendono piuttosto a mettere davanti il conflitto, perché sembra che il conflitto fa audience. Noi invece dobbiamo mettere davanti il discorso della pace, questo anche se non creerà subito grandi audience, però, come dire, una goccia che piano piano scava. Quindi il tema della pace noi siamo chiamati a metterlo dovunque ci troviamo, localmente, globalmente, perché prima o poi questa speranza di pace possa germogliare. Fra Ruggero, pochi secondi, dici su cosa si sta puntando ora la tua attenzione, cosa stai studiando tu, quali tesi dai ai tuoi studenti, quale aspetto, quale segmento? Beh, gli studenti sono interessati oggi soprattutto al discorso dell'intelligenza artificiale e quindi questo lo stiamo sviluppando. Anche io ho dovuto iniziare a studiare questo Bravo. argomento. Così ti richiameremo su questo. Lo conoscevo da tempo, però gli sviluppi sono talmente rapidi che bisogna stare al passo con i tempi, come si dice, o con lo sviluppo della tecnologia. Ovviamente, però, avendo uno sguardo filosofico, come dire, un qualcosa che non si limita solo allo strumento tecnico, alle possibilità che ci sono, ma capire queste possibilità hanno un fondamento etico, servono al bene dell'umanità, servono a costruire la pace, appunto. E questo deve essere il nostro compito. Grazie ancora Fra Ruggero Doronzo, quindi avete sentito con coraggio, possiamo continuare anche noi a fare una piccola ma preziosa parte per costruire la pace attraverso il linguaggio. Grazie Fra Ruggero, alla prossima. E Buona giornata e noi. pace e bene. Pace bene a te, pace bene a tutti coloro che ci seguono. Noi diamo solo per un istante la linea alla regia e poi ci ritroviamo insieme.